Mister, siamo qua a commentare un pareggio che ovviamente sa di sconfitta per come è maturato e soprattutto per quando è arrivato. Sì, purtroppo mastichiamo ancora, ma la rabbia è tanta, però comunque oggi ho visto i ragazzi che hanno cercato di fare la partita che dovevamo fare, la partita combattiva, la partita di carattere. Poi purtroppo abbiamo preso il gol del 2-1, magari scattato dentro la testa di tutti, anche di me compresa, magari la paura di poterla pareggiare o perdere. Purtroppo è arrivato questo gol e niente, ci ha punito, però credo che oggi io personalmente ho visto una sola squadra in campo e continuo a dire ai ragazzi che è la strada per poterci tirare fuori, perché comunque adesso la realtà è questa qui, stiamo a 7 punti, quindi, però io ripeto, ho visto oggi uno spirito dei ragazzi, una voglia, purtroppo il 2-0 non siamo stati bravi a portarlo a casa, sono stati ancora degli episodi che ci stanno andando contro e niente, dobbiamo andare avanti, lavorare già da domani e pensare all'Asti. Tra l'altro hai chiesto una reazione dopo il 2-0 di Castano. A livello individuale penso che tu abbia avuto anche insomma, delle buone risposte, penso anche soltanto a Banfi che tornato titolare ha siglato l'1-0. No, ma io lo sapevo, ripeto, qui io ho 22-23 titolari, quindi in questa situazione sapevo che chi andava oggi in campo avrebbe dato il 110%, non il 100%, e credo che l'abbiamo dato fino al 95esimo, 96esimo, abbiamo dato tutto. Niente, ragazzi, io non posso fare altro che complimenti, questo sicuramente. È normale che c'è tantissimo rammarico, perché c'è tantissimo rammarico non portare a casa questa vittoria, perché ripeto, io personalmente, poi non so gli altri, però a me interessa il mio giudizio, io ho visto una sola squadra in campo, una squadra che ha creato e credo che ha rischiato anche poco. Però purtroppo gli episodi ci continuano a penalizzare, dobbiamo ancora crescere sotto questo punto di vista. Però niente, mastico amaro come masticano male tutti i ragazzi, vi posso garantire che i primi a stare male, i primi a essere arrabbiati per questo pareggio al 96esimo siamo noi. Poi è normale che mi dispiace tantissimo per i tifosi che ancora oggi stavano lì con noi ad incitarci fino al 96esimo, questo è normale che mi dispiace. I colleghi? Mister, oggi per la prima volta anche un po' da risparti, così la gente ha un po', penso che giustamente un po' contestato, ecco, è un peccato perché Legnano sembrava essere un po' uscito da questo tunnel negativo, questo pareggio sta di sconfitta, è vero, sicuramente un po' di sfortuna negli episodi, però vinci 2-0, manca un quarto d'ora, mister, non puoi farti recuperare con quella palla che entra in aria, quella la Lelia, e poi tante occasioni sprecate. Un'analisi un po' in questo momento, lo so che è questo poco, però lucida di questi 15 minuti dannati del secondo tempo, dove comunque tu pure eri espulso, quindi sì. Confusione. No, non si tratta di confusione, si tratta di purtroppo noi abbiamo questa zavorra che siamo partiti con questo handicap delle 3 sconfitte di fila. Ripeto, sfiderei qualsiasi altra squadra, qualsiasi altro allenatore ad andare avanti e comunque a volte non pensare a quello che è successo in passato, questo è sicuramente. È normale che quando stai sul 2-0, a 15 minuti dalla fine, inizi un pochettino, arriva la stanchezza, anche perché siamo alla terza partita come loro in 10 giorni, arriva la stanchezza, inizi a prendere qualche situazione pericolosa e magari scatta la paura, ma scatta a tutte le persone che sono umane, scatta questa paura magari di non riuscire a portare a casa quella vittoria che credo che oggi l'avevamo meritata, e penso che i ragazzi oggi la meritavano questa vittoria. Però ripeto, non è stato facile, perché comunque sappiamo benissimo che siamo stati chiamati per fare un campionato da vertice e ci troviamo lì sotto, questo sicuramente. È normale che il peso di questa situazione, noi però abbiamo la responsabilità di continuare ad andare avanti, il pubblico è giusto che magari rumoreggia, i tifosi è giusto che magari rumoreggiano, perché comunque si aspettavano magari qualcosina in più, però io credo che oggi ancora i ragazzi hanno dato il 110% su questa situazione, poi gli episodi ancora siamo un po' a sfavore, un po' a favore, non riusciamo a portare dalla nostra parte,
però oggi sul 2-0, come hai detto tu, dobbiamo portare a casa questa vittoria. Secondo te non è un pareggio meritato per loro? Secondo me no, perché io oggi ho visto una sola squadra in campo, loro prendevano questa palla e la buttavano davanti. Le occasioni maggiori le abbiamo avute noi, però purtroppo ancora una volta chi sbaglia meno porta a casa i punti. Noi negli ultimi 10 minuti, 12 minuti siamo stati un pochettino timorosi, ma ripeto, è una cosa che capita. Anche ieri l'Inter gli ultimi 20 minuti, 15 minuti è indietreggiata tantissimo. Perché? Perché comunque vengono da un periodo di tante sconfitte che magari mentalmente ti possono togliere quella sicurezza di una squadra forte. E noi in questo momento dobbiamo andare a prendere quella sicurezza che in questo momento ci manca. Quella sicurezza può arrivare tramite dei risultati positivi, tramite delle giocate positive, che in questo momento purtroppo non ci stanno arrivando. Ci sta il discorso della paura, ma non italiana, perché vinci 2-0 in casa contro una squadra in difficoltà forse più di noi, non deve esserci paura. No, ma non paura nel senso paura di giocare o paura di poterla perdere. Perché? Perché veniamo da... Sì, sicuramente. E io lì che dobbiamo migliorare. Quando vinci 2-0 devi essere più bravo a gestirla, la partita, sotto tanti punti di vista. Ma la paura, io non sto dicendo che i ragazzi hanno paura di giocare. Io sto dicendo che noi purtroppo abbiamo ancora sulle spalle una grandissima zavorra di queste tre sconfitte di fila e che comunque ci hanno chiamato per fare un campionato da vertice e purtroppo attualmente stiamo facendo un campionato diverso da quello che ci hanno chiamato. Questo è poco ma sicuro. Ripeto, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, però io e i ragazzi non posso dirgli nulla, tranne che dobbiamo stare ancora più attenti e non perdere ancora tutti questi punti per strada, perché comunque sono tantissimi. Grazie. Prego. Mi stavo chiedendo se in vista di domenica pensi di cambiare magari qualche pedina rispetto a quelle che sono sempre viste in questo inizio di campionato. Credo che già oggi ci siano stati almeno tre cambi con Cosentino, con E subito dall'inizio, con Banfi. Questo poi ieri nella rifinitura è venuto meno forte, una piccola contrattura, non l'abbiamo rischiato per non perderlo per il futuro, e quindi questo sicuramente. Però ripeto, questa è una rosa che chi gioca, anche oggi è entrato Silvestri al posto di Losio e credo che ha dato tantissimo. Tutte queste situazioni, Pagani è entrato subito e comunque non era facile perché non ha fatto neanche il riscaldamento, perché Zero gli ha avuto il fastidio a 5 minuti prima che finiva il primo tempo e non ha avuto neanche modo di riscaldarsi, e quindi andare subito a prendere il ritmo non è stato facile. Però ripeto, questa qui è una squadra che oggi vi posso garantire che aveva una fame ed una cattiveria per portare a casa i 3 punti. Ok, e questa è la cosa che mi dispiace tantissimo, perché ancora una volta gli episodi ci sono andati contro e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che credo che oggi li meritavamo. Perché ripeto, io non ho visto un'azione nel primo tempo, e tranne questi lanci lunghi che andavano a buttare questa palla davanti dell'altra squadra, e niente. Significa che adesso, da adesso in poi, magari butteremo anche noi queste palle davanti, però non sta nella mia idea di gioco. Non sta nella mia idea di gioco, perché io ci voglio arrivare costruendo, ci stiamo arrivando e abbiamo nuovamente sprecato tanto, purtroppo abbiamo nuovamente sprecato tanto. E quando non ammazzi la partita sul 2-0, poi ci sta che magari sul 2-1 scatta quella paura, ma inconscia, non la paura di una squadra che è timorosa o che ha paura di giocare. E purtroppo ti capita, perché ripeto, abbiamo questa zavorra di queste 3 sconfitte di Brivilla. Vi posso garantire che chi è che ha giocato a calcio può capire determinate situazioni, chi è che magari non ha fatto il calciatore, non è stato in queste situazioni, magari non le può capire. Ma vi posso capire che questa qui è una squadra che lotta dal 27 luglio, da quando li ho presi, ad adesso. Non mollano un attimo, mi seguono sotto tutti i punti di vista, e io continuo a credere su questa squadra, nonostante siamo lontani dal vertice. Io ci credo. Poi ripeto, è il calcio, si sa benissimo che stiamo qua per essere giudicati in base ai risultati, e io sto qui sotto per qualsiasi situazione, non c'è nessun problema. Io sto ancora qua pronto già domani mattina per fare allenamento e pensare all'Asti. Grazie. Grazie.